Tortoreto, 12enne, precipita dal quarto piano, trasportato all'ospedale Mazzini, è grave. Liste d'attesa in Molise, il DG Asrem di Santo smentisce fuori dal coro, speso il 60% dei fondi, e replica al subcommissario Di Giacomo, io le messe le canto per intero, scontro in consiglio regionale. Emergenza sanità in Abruzzo, sabato scendono in piazza i pensionati, CGL, CISL e UIL chiedono più fondi e dignità per il settore pubblico. Rubinetti chiusi, caos a Campobasso, l'acqua arriva solo alle 8 del mattino, la sindaca forte, Molise Acque e Grim incompetenti, il comune avvierà azione legale. Intanto il consigliere Roberto Gravina presenta un'interrogazione urgente in Regione Molise. Colpo allo spaccio di cocaina ed eroina a Campobasso, 12 misure cautelari, sequestrati, droga e denaro per 125.000 euro. Montesilvano, lituano, fermato con un chilo di hashish. Teramo inizia il mandato di corse al vertice dell'Unite, il nuovo rettore dice sarò un riferimento per gli studenti. Calcio Serie C è divorzio tra il Campobasso e Maldonado che va alla Pistoiese. Braglia intanto si gode il momento della squadra. Primo KO per la capolista Pescara. Baldini non cerca alibi. Gli errori degli arbitri fanno parte del gioco. Buonasera e bentrovati con l'edizione delle 19.30 del nostro telegiornale che apriamo con una notizia di cronaca, lo avete sentito dai titoli, andiamo a Tortoreto, un 12enne precipitato dal quarto piano di una palazzina nei pressi di Piazza Nassiria sul lungomare sud. Il bambino è stato soccorso dal personale sanitario giunto sul posto con l'eliambulanza e un'ambulanza del 118 con cui è stato effettuato il trasporto presso l'ospedale Mazzini di Teramo. Il 12enne è grave, al momento non si hanno ulteriori notizie. Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, sul posto anche i carabinieri di Alba Adriatica per gli adempimenti di competenza. Torneremo a parlare di cronaca più avanti, adesso ci occupiamo della sanità molisana e delle liste d'attesa dopo il polverone alzato dalla trasmissione Fuori dal coro. Arriva la smentita dell'ASREM questa mattina, una conferenza stampa seguita per noi da Rita Iacobucci. I fondi spesi per il recupero delle liste d'attesa? 600.000 euro, il 60% di quelli disponibili e non solo il 2%. Agende chiuse, vale a dire prenotazioni off limits in un ambulatorio e non su tutto il territorio molisano, 40, su un totale di 800 e per motivi contingenti. Una volta risolti si potrà prenotare, per fare un esempio, anche alla cardiologia del vecchio ospedale di Termoli. Un centro prenotazioni che a novembre dello scorso anno di fatto non funzionava e non era affatto unico, mentre ora contiene anche le agende delle strutture private, magari pochi spazi perché le cliniche sono sature come le strutture pubbliche, ma ci sono. Giovanni Di Santo, direttore dell'ASREM, ha smentito tutto quanto andato in onda nel servizio di Fuori dal coro la scorsa settimana. Insieme ai direttori sanitario amministrativo Carabellese e Matarante, alla risk manager Ruzzi, al responsabile del CUP Malatesta, il medico manager ha difeso il lavoro svolto e illustrato con numeri e risultati. Dall'attivazione del sistema di recall all'anticipazione di prenotazioni in lista d'attesa da tempo e che hanno richiesto uno sforzo certosino già solo per essere individuate, fino alla corretta presa in carico dei codici di priorità da parte del sistema informatico. Non è vero che il Molise all'anno zero, abbiamo avviato un percorso virtuoso ma ancora migliorabile, ma non denigrabile la sintesi del DG. Siamo partiti da una situazione di difficoltà estrema, non avevamo agende, o meglio, si diceva che non c'erano visite in lista di attesa, per scoprirne poi forse 70.000 piuttosto che 80.000, ma quando poi siamo andati a fare un recall abbiamo visto che il tutto si avvicinava ad una cifra di circa 40.000 prestazioni. Sono state chiamate tutte queste persone, sono state messe in atto una serie di strategie che ci hanno portato al risultato che oggi avete potuto vedere. Certo, non siamo perfetti. Però io sono sempre d'accordo che l'ottimo è nemico del buono.
La rispondenza delle liste d'attesa alle norme viene continuamente monitorata dal NAS, hanno ricordato poi Di Santo e il resto del management dell'azienda di Via Petrella, oltre che dal Ministero. E le cose non stanno come le ha dipinte Mediaset, anche con dichiarazioni della struttura commissariale abbastanza chiare nelle accuse all'ASREM, che ha confermato l'intenzione di chiedere i danni alla trasmissione di Giordano e puntato il dito contro un clima pesante, clima reso ancor più cupo dalle minacce ricevute dal direttore Di Santo. Ho fatto le denunce, ho fatto i percorsi giusti, ma io ho detto questo per dire che noi cerchiamo di fare, io in primis, di fare le cose giuste, le cose fatte bene, le cose in trasparenza. E al di là di quello che pensano altre persone, non sottostiamo a nessuna condizione che ci dica di fare determinate cose che non si possono fare. E il DG ASREM risponde anche alle accuse pervenute al suo indirizzo da parte della struttura commissariale molisana. I due commissari si sono espressi in maniera un po' ingenerosa, potremmo dire, letto dal vostro punto di vista nei confronti dell'ASREM. Non solo non rispondete al telefono, avete detto mezze verità. C'è stato un cortocircuito? Diciamo che io comprendo, perché il commissario che si è trovato di fronte a una persona che volesse in qualche modo, no, condannare in maniera così evidente e chiara una struttura commissariale, anche poi l'azienda e il sistema sanità molisano, sicuramente si è sentito offeso, quindi io comprendo e capisco l'offesa, e in ragione di questa offesa posso anche capire il subcommissario che in qualche modo ha dovuto e ha voluto giustificare per alcuni aspetti questa condizione, dicendo che in realtà sono state prese mezze misure piuttosto che sono state cantate mezze messe. Io sono un disando, la messa la canto sempre tutta intera. Il caso liste d'attesa infiamma anche il Consiglio regionale del Molise, scambi d'accuse tra maggioranza e opposizione che con il Movimento 5 Stelle aveva proposto l'istituzione di una commissione speciale, proposta bocciata con 11 voti contrari, 7 sì e 3 consiglieri assenti. Il punto è a cura di Stefania Potente. Gli echi della trasmissione di Rete4 fuori dal coro e la figuraccia rimediata dal Molise a livello nazionale sulle liste d'attesa si fanno sentire in Consiglio regionale, in aula la discussione sulla proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Greco, Primiani e Gravina, che propone l'istituzione di una commissione speciale che tra le altre cose dovrà anche studiare il rispetto del piano regionale del governo delle liste d'attesa. Sentiamo cosa ci hanno detto i promotori di questa proposta di legge. È una commissione con cui abbiamo chiesto di occuparci di tre temi fondamentali: liste d'attesa, rapporti con i privati accreditati e appalti non sanitari di ASREM. Sono degli argomenti che sono di strettissima attualità, oggi attenzionati dalla Corte dei Conti. Abbiamo rimediato anche una pessima figura a livello nazionale con la questione delle liste d'attesa, e questa legge aspetta di essere approvata da più di un anno, perché noi sappiamo che questi sono i veri nodi del Molise, sono nodi che devono essere affrontati. Spero che la maggioranza non scappi di fronte alle sue responsabilità. Noi abbiamo il dovere di monitorare chi fa il proprio dovere, chi fa il proprio lavoro e chi invece non lo fa. C'è qualcuno che non sta facendo il suo lavoro, non sta facendo il suo dovere. Chi sbaglia deve pagare. Per la maggioranza la commissione speciale sarebbe una sorta di doppione rispetto al lavoro di approfondimento che sta già portando avanti la quarta commissione presieduta da Nicola Cavaliere, che lunedì prossimo audirà i commissari Bonamico Di Giacomo e il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Di Santo. Sulle liste d'attesa, la tesi della maggioranza, è emersa una serie di inesattezze, come esplicitato in aula dal consigliere delegato alle politiche sanitarie Roberto Di Pardo. A seguito, credo, della trasmissione fuori dal coro, dove si evince un quadro desolante per il Molise, che è destinatario di 4.300.000 euro per ridurre le liste di attesa, e dei 4.300.000 sembra che siano stati spesi solo 200.000 euro. Detta così, la situazione è drammatica. Non è così, i 4.300.000 sono stati assegnati alla Regione Molise, ma non sono quelli necessari per la riduzione delle liste di attesa, che sono semplicemente 1.300.000 rispetto ai 4.300.000 spesi
perché poi bisogna capire anche la differenza fra somme impegnate e somme spese. Le somme impegnate sono 650.000 euro, quindi non quel 2%, non quel 20% che è stato detto anche dalla struttura commissariale, ma il 50%. Ci spostiamo a Pescara, ma continuiamo a parlare di sanità perché è tutto pronto per la grande manifestazione di sabato. CGIL, CISL e UIL scenderanno in piazza per chiedere più fondi e dignità per il sistema pubblico. La mobilitazione era già partita qualche settimana fa con la raccolta firme tramite i banchetti previsti dalla CGIL, ma ora si richiede una partecipazione ulteriore, uno scatto d'orgoglio per una sanità pubblica di qualità che garantisca servizi e assistenza, ciò che a molti abruzzesi sembra mancare ultimamente. I sindacati uniti CGIL, CISL e UIL scendono in piazza a Pescara sabato 9 novembre alle 10, il raduno in piazza Ovidio in corteo, poi si muoveranno verso piazza Unione dove alle 12 interverranno i segretari regionali. Nella sede della CGIL sono stati illustrati i dettagli e le motivazioni di una manifestazione che vale come un grido di dolore degli utenti in un momento in cui la sanità pubblica in Abruzzo sta vivendo un momento difficile. Aumentano le tensioni di pari passo al deficit che si attesta sui 168 milioni di euro. Alfredo Moschettini, segretario generale della UIL Pensionati Abruzzo. Liste di attesa, pronto soccorso e la non autosufficienza. Quindi sensibilizzare le istituzioni chi per esse a dare la possibilità a tutti di curarsi, soprattutto alle categorie fragili come i pensionati, le persone che hanno un handicap, a prescindere il reddito che uno possa avere. Le categorie fragili, è soprattutto per loro che i sindacati chiedono un intervento alle autorità preposte, alla politica, dopo quelle che ritengono promesse disattese, persino dalla sforbiciata chiesta dalla Regione alle 4 ASL. Vincenzo Traniello, segretario della CISL Pensionati. Oggi purtroppo constatiamo la fase più bassa delle relazioni sindacali nella Regione Abruzzo e anche rispetto ai direttori generali. Addirittura i direttori generali sembrano, diciamo così, delle monadi che gestiscono autoreferenzialmente le ASL d'Abruzzo. Sanità e pensioni, criticità che si legano, ma i cittadini chiedono certezze. Antonio Iovito, segretario SPI-CGIL. Bisogna chiedere al governo nazionale di aumentare il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, perché altrimenti si dà lo spazio solo ai privati. E noi abbiamo in Abruzzo già 120.000 persone che non si possono curare e una parte di queste per ragioni economiche. Quindi per questa ragione noi dobbiamo mobilitarci per chiedere al governo che rifinanzi il Fondo Sanitario Nazionale e quindi con esso il Fondo Regionale e anche il fondo per la non autosufficienza, in più che sblocchi il sistema delle assunzioni nella pubblica amministrazione e nella sanità in particolare. Andiamo a Campobasso, stamattina è mancata l'acqua fino alle 7.45 creando molti disagi in città. La sindaca Forte ha annunciato che il comune avvierà un'azione legale. Molise Acque e Grim sono stati reputati incompetenti. Intanto la Grim annuncia chiusure notturne anche nei comuni di Baranello, Mirabello, Ripalimosani, Vinchiaturo e Boiano e ovviamente anche a Campobasso. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina questa mattina ha anche presentato una interrogazione urgente proprio su questo tema. Sentite. Diverse zone della città di Campobasso questa mattina sono rimaste senza acqua fino alle 7.45 con un oggettivo disservizio che ha creato moltissimi disagi ai cittadini che si stavano preparando per andare a lavorare o per accompagnare i figli a scuola. Le chiusure sono ormai all'ordine del giorno, anzi della notte, dalle 23 alle 5 sono previste ormai da settimane, ma stamattina si è andati troppo oltre. L'ennesimo disguido di comunicazione e anche di incompetenza. Poiché anche a casa mia alle 6.30 l'acqua ancora non c'era, mi sono subito attivata e ho saputo che l'operatore incaricato da Molise Acque per aprire i serbatoi di Cesebasso e Calvario non lo ha fatto in tempo utile. Quindi sono stati aperti molto in ritardo nelle
nelle case è arrivata l'acqua tra le 7:30 e le 8 del mattino e in alcuni casi anche più tardi. Non è possibile, non è assolutamente tollerabile che ci sia un solo operatore per appunto aprire l'acqua e per motivi personali non lo ha fatto, quindi non possiamo assolutamente più tollerare questa incompetenza di Molise Acque e di Grim. Noi avvieremo un'azione legale, un'azione risarcitoria a difesa dei diritti dei nostri concittadini, sia contro Molise Acque che contro la Grim, anche una class action se sarà necessario. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché ex sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha depositato un'interrogazione urgente al presidente della regione Roberti e al consigliere delegato Sabusco. Per conoscere innanzitutto di chi sia la responsabilità dei problemi che si sono registrati questa mattina, per conoscere se c'è un rapporto di convenzione tra Molise Acque e Grim, come avviene per la città di Benevento, dove inspiegabilmente abbiamo ridotto l'afflusso idrico, ma non ci risulta che ci siano delle interruzioni del flusso idrico durante la notte, cosa che avviene a Campobasso ormai da mesi. Conoscere anche la situazione debitoria con la regione Molise rispetto a Molise Acque, che sappiamo era stata diffusa la notizia di oltre 4 milioni e mezzo di euro che la regione deve al Molise Acque per lavori svolti anni fa. Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Campobasso una delibera in cui si chiede di non dimensionare le scuole, Campobasso unica città l'anno scorso a pagare il prezzo del dimensionamento con l'Istituto Pilla, dunque basta tagli, dice la sindaca del capoluogo di regione Maria Luisa Forte. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla cronaca, lutto a Vasto per la tragica ed improvvisa scomparsa di un ragazzo di soli 17 anni che ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 212 tra Vasto e Cupello a bordo della sua Honda 125 ha perso il controllo del mezzo e si era scontrato con un autobus di linea. Il ragazzo era stato trasferito d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Pescara. Qui è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e la polizia locale. Sotto shock l'intera comunità di Vasto, il 17enne frequentava l'Istituto Mattei ed era molto conosciuto nell'ambiente scolastico. Ed ora andiamo a Campobasso per un'importante operazione antidroga questa mattina all'alba che ha portato a 12 misure cautelari contro un'organizzazione di spaccio di cocaina, eroina e hashish. Tutti i particolari nel prossimo servizio a cura di Fabiana Abbazia. Si rifornivano di droga nella vicina Puglia ma anche in Campania con insospettabili corrieri. Poi le sostanze stupefacenti venivano smerciate nell'abitazione del principale indagato in un circolo ludico che lo stesso gestiva. Entrambi trasformati in un vero supermercato per lo spaccio, aperto 24 ore su 24. Si chiama Drug Market 2, l'operazione con cui i carabinieri di Campobasso hanno smantellato la centrale dello spaccio. 12 le misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della procura ed eseguite dai militari del capoluogo insieme ai carabinieri di Foggia, Brindisi e Benevento per un totale di 90 uomini impegnati alle prime luci di questa mattina. 5 le persone finite in carcere, 2 domiciliari, mentre altri 5 sono stati destinatari di altrettanti divieti di dimora nella regione Molise. Foggia, ma anche Lucera e i centri pugliesi in cui avveniva il maggiore approvvigionamento di cocaina, eroina ed hashish smerciata, poi a Campobasso intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni e testimonianze sono state fondamentali nell'indagine che ha documentato oltre 4.000 cessioni per un totale di 11 kg di droga, 900 le dosi di cocaina, 350 quelle di eroina e 60.000 quelle di hashish, sequestrate dai militari insieme a circa 31.000 euro di profitti illeciti. Ci sono stati ben 5 arresti in flagranza al netto delle misure cautelari di corrieri che portavano la droga a Campobasso. In altri casi sono giovani, per lo più tossicodipendenti molisani, che per potersi permettere
l'uso delle sostanze stupefacenti, si trasformano in piccoli spacciatori. Con una breve penetrazione di soli 6 mesi, la compagnia, retta dal signor colonnello Carpenteri, ha disarticolato questo mercato della droga. Un'operazione, quella odierna, legata a un filo rosso alla drug market, di cui porta il medesimo nome, e che nel 2020 portò all'esecuzione di 39 misure cautelari, diversi soggetti implicati allora e recidivi oggi, stessa l'area del quartiere e delle case popolari di Campobasso dove avveniva lo spaccio, ed è proprio questo il motivo per il quale il procuratore D'Angelo ha voluto sottolineare come, nonostante l'impegno profuso in questi anni per liberare il territorio dal sommerso della droga, non si possa dire di essere arrivati ai risultati sperati. La situazione nella regione rimane la stessa ed è un problema perché altre realtà, altre regioni hanno dei valori aggiunti che noi non abbiamo, e quindi riuscire a controllare la droga e in generale la criminalità poteva essere quel qualcosa in più che aiuta questa regione a non morire. Stava per piazzare sul mercato un ingente quantitativo di droga quando è stato intercettato e bloccato dai carabinieri di Chieti. I militari hanno arrestato a Montesilvano un 24enne lituano in possesso di 1 chilo di hashish e di circa 200 grammi di marijuana. Non solo, il giovane aveva con sé 3.200 euro in contanti, provento di spaccio, 3 bilancini di precisione, un coltello e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Per lui l'autorità giudiziaria di Pescara ha disposto gli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Francavilla al Mare, dai colleghi del NOR della compagnia di Chieti. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo di sociale. Una città solidale a portata di click, a Pescara nasce il progetto Madri, 78 i servizi offerti per un valore di 18 milioni di euro. L'SOS dell'assessore Sulpizzi, la platea di chi richiede assistenza sociale è in continua crescita, da 8.000 del 2019 a 23.000 del 2023. Tutti i particolari nel prossimo servizio a cura di Pierluigi Boraggine. Madri è un progetto di mappatura delle risorse sociali, assistenziali, educative, sanitarie e aggregative nel territorio della città di Pescara. Un percorso di conoscenza del territorio in cui si vive, della strada in cui si abita, del quartiere, del comune. Esplorare il territorio per conoscere le risorse utili e usufruibili e dunque dare risposte concrete alle tante richieste di assistenza e aiuto che giungono dal territorio e dalla cittadinanza. In numeri, dopo il periodo Covid, sono esplosi a dimostrazione di una normalità che non si è ancora raggiunta. Ci siamo resi conto che i servizi che noi delle politiche sociali andiamo ad erogare aumentano sempre di più, perché è sempre maggiore la platea dei cittadini che si rivolgono anche a noi. Quindi siamo passati da dati veramente importanti in questo senso, siamo passati da 8.000 del 2019 a oltre 22.000 del 2023. E quindi in questo contesto la risposta che noi diamo è con questo mezzo, un mezzo informatico innovativo che consente per l'appunto di capire immediatamente quelle che possono essere le risposte che dà la pubblica amministrazione a tutte quelle che sono le varie esigenze da parte dei cittadini. Basta entrare nel portale, scrivere la parola chiave, il nome di un'associazione oppure la problematica persone senza dimora, servizi per l'infanzia, assistenza anziani, solo per fare qualche esempio, e ci si connette con le risorse fruibili in maniera universale. I servizi offerti sono 78 per un investimento di 18 milioni di euro. Ci occupiamo ancora una volta di Pizzone 2. L'Enel presenta le controdeduzioni al Ministero difendendo a spada tratta la bontà dell'opera. Enel ha inoltrato al Ministero dell'Ambiente le controdeduzioni rispetto alle osservazioni presentate dalla Regione Molise, dai comuni interessati, dalle associazioni ambientaliste, dalla provincia di Isernia, fino anche dal Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, fortemente coinvolto nel progetto denominato Pizzone II, che prevede il pompaggio e ripompaggio dell'acqua dal lago di Castel San Vincenzo all'invaso di Montagna Spaccata per la realizzazione di una nuova centrale.
L'ente per l'energia elettrica dunque non solo non rinuncia al progetto, ma in un documento di oltre 100 pagine ribatte punto su punto a tutti coloro che hanno presentato nei termini le deduzioni sulla insostenibilità dell'opera. Per Enel, in estrema sintesi, non vi sono rischi ambientali né minacce per la flora e la fauna, in particolare per l'orso marsicano, per il lupo e per il camoscio appenninico che vivono in quella zona. Non vi è modifica alcuna ai corsi d'acqua, non ci sono rischi per i residenti. È previsto un ripristino dello status quo ante al termine del cantiere, l'impatto visivo dall'abbazia di San Vincenzo al Volturno è nullo. Queste sono solo alcune delle motivazioni presentate da Enel. Ora bisognerà attendere il giudizio di impatto ambientale della commissione presso il Ministero dell'Ambiente. Dopodiché si valuteranno eventuali ricorsi rispetto alla via. In caso di nulla osta al progetto, il braccio di ferro proseguirà nei tribunali amministrativi per valutare la legittimità dell'opera. Per i comitati, infatti, è falso che l'energia prodotta sia pulita. Per rimandare l'acqua a monte è necessario utilizzare elettricità dalla rete, ragion per cui anche la Corte europea ha escluso i progetti che fanno ricorso al ripompaggio dalle centrali che producono energia pulita. In estrema sintesi, la battaglia è solo all'inizio e sta entrando nella fase più acuta. Andiamo a Teramo. Oggi inizia il mandato del professor Christian Corsi alla guida dell'università. Il nuovo magnifico rettore è pronto ad un cambio di passo. Chiara Bonatti. Inizia il sessennio del professor Christian Corsi alla guida dell'Università di Teramo, 6 anni all'insegna del cambiamento, in cui, come sottolinea il nuovo magnifico rettore, il più giovane d'Italia, l'Ateneo deve riconquistare una posizione di primo piano. Il nuovo filo conduttore Next Gen Vision, il Compset che racconta il profondo cambiamento di passo, porterà una ventata di novità che farà coincidere le parole ai fatti attraverso una nuova squadra più dinamica ed efficiente, senza dimenticare però gli studenti, vero motore dell'Unité. È una visione di Ateneo completamente differente per dare subito puntualità alle grandi opere che servono a rafforzare i progetti di ricerca, un percorso di didattica e di terza missione. Andiamo a ridefinire i macro processi di attribuzione delle mission principali del nostro Ateneo, che sono didattica, ricerca e terza missione. Questo è il motivo per il quale terrò a me il coordinamento dei 3 progetti Masterplan e terrò a me il coordinamento dei progetti nazionali ed europei. Sarò il rettore soprattutto degli studenti e ho deciso, ad esempio, di non lasciare l'insegnamento. Sto continuando ad andare in aula, non lascerò mai il rapporto con i miei studenti, ai quali ho detto questa mattina a tutti i rappresentanti che sono gli unici che possono venire in rettorato senza appuntamento. Possiamo dire un cambiamento anche per i delegati da 22 a 6, possiamo dire questo fa sperare l'università in un cambiamento ancora maggiore? È una struttura organizzativa che ho fortemente voluto. Oggi una università deve essere flessibile, dinamica e veloce. Post-Covid le variabili sono completamente cambiate e quindi dobbiamo cambiare anche il nostro modo di fare ricerca, di fare didattica e di porsi in un contesto che è molto complesso e molto articolato. Il comune di Campobasso intitolerà un largo alla giornalista Rai Ilaria Alpi, uccisa 30 anni fa a Mogadiscio in Somalia con il suo operatore. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 7 novembre alle 10.30 nell'incrocio tra via Manzoni e via Scardocchia, alla presenza della sindaca Maria Luisa Forte. Alle 11 nella sala Fermi in via Manzoni seguirà un convegno promosso dall'Università degli Studi del Molise e dall'Ordine dei Giornalisti del Molise dal titolo Giornalismo d'inchiesta per la libertà d'informazione. In Libano i caschi blu italiani, di cui fanno parte anche alcuni abruzzesi e molisani, hanno consegnato farmaci e latte per evitare la morte dei bambini. Sonia Paglia.
I caschi blu italiani della missione UNIFIL hanno consegnato alla Croce Rossa libanese e all'unità di crisi di Tiro una fornitura di latte in polvere, materiale sanitario e medicinali destinati a supportare gli sfollati del sud del Libano colpiti dal conflitto israelo-palestinese. La fornitura include antibiotici, antidolorifici, antinfiammatori e latte in polvere per prevenire la malnutrizione infantile. Durante la cerimonia di consegna, il generale Stefano Messina ha evidenziato la collaborazione tra diverse organizzazioni italiane per offrire assistenza alle famiglie in difficoltà. Le autorità libanesi, rappresentate dal sindaco di Tiro Hassan Bouk, hanno espresso profonda gratitudine e conferito al generale Messina la cittadinanza onoraria di Tiro, riconoscendone l'impegno costante per la popolazione locale. L'assistenza fa parte del mandato UNIFIL in linea con la risoluzione ONU in un momento in cui oltre 1 milione di libanesi sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. La presenza dei caschi blu come quelli della missione UNIFIL in Libano è fondamentale per diverse ragioni legate alla sicurezza, alla stabilità e al supporto umanitario. Tanti turisti giunti da ogni parte d'Italia hanno effettuato domenica un viaggio in treno storico da Sulmona a Carovilli per conoscere, assaporare e approfondire le bellezze dell'Alto Molise. Il servizio a cura di Pasquale Damiani. La Ferrovia dei Parchi, nota come Transiberiana d'Italia, è la linea ferroviaria turistica che attraversa l'Abruzzo e il Molise. La tratta è Sulmona-Carpinone. Domenica tanti turisti, giunti da ogni parte d'Italia, hanno effettuato un viaggio a bordo del treno storico con locomotore diesel, cullati a bassa velocità sulle carrozze d'epoca 100 porte degli anni 30, immersi in una dimensione in cui la persona e i luoghi si riconnettono tra loro lasciando da parte la frenesia della vita quotidiana. Dalla partenza del mattino da Sulmona si sono effettuate delle soste lungo il percorso che hanno dato la possibilità al viaggiatore di conoscere, assaporare, approfondire le bellezze naturali. Prima la fermata alla stazione di San Pietro Avellana, dove è stato possibile gustare piatti prelibati a base di tartufo bianco, poi a Modde di Mezzo, alla foresta Mab e infine ultima tappa a Carovilli per visitare le bellezze dell'Alto Molise. Un'esperienza da vivere a passo lento e ad alta socialità per interagire, conoscere e conoscersi. È la prima volta che siamo qui. Sì, è meravigliosa, è bellissima, un'esperienza bellissima, è da tempo che volevamo venire ed eccoci qua, tutti insieme. Tutto un gruppo siamo, bellissima, molto bella, sì. Ci eravamo mai stati? Sì, è la prima volta. Bel viaggio. Molto bella, molto interessante, un modo piacevole di visitare l'Abruzzo. Piacevole, piacevole, bei colori, immersa nella natura, piacevole, molto bella, sì. Da rifare. Bellissima, veramente consigliata per tutti, soprattutto in questo periodo che c'è il foliage. Venite tutti in Abruzzo. Una giornata di viaggio, andata e ritorno piena, che lascia un bagaglio di curiosità e conoscenza da riportare a casa, da condividere, perché no, punto di una nuova partenza, magari per la stagione invernale, con i treni della neve che già fanno registrare il sold out. Il Comune di Pescara premia i volontari impegnati nel G7 dopo il grande lavoro svolto nei giorni del summit con le 30 delegazioni estere. Arriva un riconoscimento per le associazioni che hanno garantito la sicurezza insieme alle forze dell'ordine. Valentina Ciarlante. Una settimana che rimarrà nella storia, un momento che ha portato Pescara alla ribalta nazionale. Il G7 sviluppo continua a far parlare di sé. La politica ha mantenuto la sua divisione anche sulla bontà di questo evento, una vetrina che ha mostrato le grandi doti organizzative ed accoglienza della città per il sindaco Carlo Masci e per il centrodestra, un inutile spreco di soldi che ha comportato disagi per i cittadini e per i negozianti, costretti a chiudere molti nelle zone rosse per il centro-sinistra. Certo è che dal punto di vista della sicurezza tutto è filato liscio, grazie al rispetto di un protocollo stringente che ha visto in prima linea un grosso spiegamento di forze dell'ordine a presidiare l'Aurum e gli altri luoghi in cui si sono svolti gli appuntamenti con ministri, viceministri delle 7 potenze mondiali e delle altre delegazioni internazionali. Tutto è andato bene anche grazie all'impiego di centinaia di volontari della Protezione Civile, ai quali il Comune di Pescara, con in testa l'assessore al ramo Massimiliano Pignoli, ha voluto consegnare degli attestati. Grazie a questi volontari
gli hanno permesso, insieme ovviamente alle forze dell'ordine, che nulla accadesse nella città di Pescara. Quindi oggi diamo dei riconoscimenti a tutte le associazioni della regione Abruzzo che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. Il grande valore dell'opera dei volontari è stato rimarcato dal sindaco, dal dirigente della Protezione Civile Antonio Longo, dal responsabile Gianni D'Alessandro, Thomas Malatesta, presidente del PIVEC, il pronto intervento volontariato di emergenza civile, ha spiegato il lavoro svolto nei giorni del G7. Noi siamo stati attivati dalla sala operativa dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile e per il supporto al Comune Pescara che ospitava una manifestazione così importante come il G7, quindi siamo stati a presidio dei varchi e assistenza alla popolazione. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, ora spazio alle previsioni del tempo. Previsioni del tempo di mercoledì 6 novembre. In Abruzzo l'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Le temperature all'Aquila 4 gradi la minima, 16 la massima, Pescara 8-18, Chieti 8-17, a Teramo valori compresi tra 7 e 18 gradi. In Molise infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando una giornata nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Temperature a Campobasso 8 gradi la minima, 14 la massima, Isernia 10-18, Termoli 14-18 gradi, a Venafro temperature comprese tra 8 e 22 gradi. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine social e sul sito internet. Ora non cambiate canale perché subito dopo la pubblicità ci sarà la nostra pagina sportiva con Fabiana Abbazia. Bentrovati con la nostra informazione sportiva, occupiamoci subito di calcio della Serie C e dei saluti del regista Maldonado, protagonista della cavalcata proprio verso la Serie C del Campobasso, perché tra giocatore e società è divorzio consensuale, in queste ore dovrebbe accasarsi con la Pistoiese. In Serie D, Franco De Santis. Luis Maldonado e il Campobasso si sono detti addio. Un divorzio deciso di comune accordo dopo mesi di allenamenti a parte, equivoci, chiacchiere, ma di fondo è sempre rimasta l'immagine di uno dei giocatori simbolo della cavalcata dello scorso anno verso la Serie C. Le pennellate disegnate su punizione dal regista ecuadoregno resteranno nella storia rossoblù, quell'assist perfetto per il gol alla San Benedettese di Persichini, le parabole imprendibili dalla sua mattonella preferita, reti pesanti che hanno permesso ai lupi di sbaragliare la concorrenza. Questa la nota con cui la società saluta il calciatore. Protagonista della scorsa stagione, Luis ha saputo conquistare tutti con le sue qualità. Ha indossato la casacca rossoblù, contribuendo in modo significativo ai successi della squadra. A lui, prosegue la nota, va il nostro più sincero ringraziamento per quanto ha saputo dare a questa città e ai tifosi che hanno apprezzato ogni suo sforzo in campo. Salutiamo Luis con profonda gratitudine e gli auguriamo il meglio per il suo futuro, certi che riuscirà a raggiungere nuovi traguardi con la stessa grinta che ha dimostrato con noi. Grazie Luis, in bocca al lupo per le prossime sfide. Ed ora ascoltiamo invece la soddisfazione di mister Braglia per il suo Campobasso dopo la vittoria sulla Lucchese. Vediamo. Mister, partiamo con una battuta, sono due conferenze pre-gara che lei non si presenta e vengono D'Angelo e Di Nardo e oggi hanno segnato tutte e due, porta bene? No, ma al di là che porta bene, secondo me è anche giusto, io tanto che dico anche alla società che poi è il nostro, i presidenti, i direttori, quello che c'è, di far venire a parlare anche
quelli dello staff, perché io penso che sia una cosa giusta conoscere, oltre che i giocatori, anche chi lavora per mettere in condizione i giocatori. A me penso che ci siamo già visti anche troppo, onestamente, ma non per cattiveria, perché penso che la cosa sia per tutti uguale, no? Noi lavoriamo tutti insieme, siamo qui dalla mattina alla sera sempre tutti insieme, è anche giusto, e gliel'ho chiesto, solo che poi dopo dice no, devi andare a te, ma devi andare a te che? Io sono convinto che invece anche le persone, anche voi, vi potete arricchire con delle persone che non hanno parlato e che vi possono dare degli spunti anche diversi, delle solite cose, perché tanto parliamoci chiaro, ci diciamo sempre le solite cose. Ecco, al di là della superiorità numerica, ma il Campobasso davvero non ha rischiato nulla oggi? No, ma abbiamo sistemato un po' dopo 15 minuti, 10 minuti, la posizione di Sonny, che era partito mezz'ala sinistra, però lo andava a prendere Catanese. Invece noi si pensava che lui andasse a prendere Welbeck, in modo che Pellitteri poi Catanese se lo andava a prendere lui. Sistemato quello, poi fortunatamente è venuto anche il gol, è stato bravo e poi ha fatto un'ingenuità al portiere loro, la partita si è messa in discesa, non è quello il problema. Ottima posizione in classifica, sesto posto, però credo lei sia molto soddisfatto soprattutto del fatto che Campobasso insieme alla Ternana e all'Entella ha la migliore difesa del girone. Ma non vuol dire che abbiamo un equilibrio, se noi abbiamo la miglior difesa vuol dire che il merito è degli attaccanti, il merito è di chi gioca, si sacrificano tutti, tornano tutti, danno la mano, bisogna essere contenti dei ragazzi per quello che stanno facendo. Ricordiamoci che noi siamo un gruppo totalmente nuovo con i vari problemi e vari pregi, perciò io penso, vedo con piacere che le persone che vengano a vederci sono contente, anche quando abbiamo perso ci hanno battuto le mani, a parte a Piancastagnavo che ce le volevano dare da qualche altra parte, però ci sta, nell'arco di un girone d'andata ci può stare. Che gara vi aspetta a Carpi? Brutta, perché il campo, da quello che ho visto dalle immagini, ha piovuto tanto, il campo si è un po' sciupato nell'ultima partita che hanno fatto con l'Arezzo. È una squadra che in casa è imbattuta, non ha mai perso, ha sempre fatto risultato. È una partita da prendere con le molle e da prepararsi molto, ma molto bene. Ed ancora la Serie C con il Pescara che si lecca le ferite dopo il primo KO stagionale. Mister Baldini è orgoglioso della prestazione dei suoi e sugli errori arbitrali che hanno influito sul risultato, dice che fanno parte del gioco. Vediamo. La prestazione prima del risultato, seppur con grande amarezza, perché perdere non fa mai piacere, mister Silvio Baldini parla della prova dei suoi a Pesaro, una prova di grande qualità con il Pescara che in 10 ha giocato da grande squadra. Sono orgoglioso di questa sconfitta e pazienza, bisogna andare avanti. Oggi ho una dimostrazione in più che non a caso finora abbiamo fatto una serie di risultati importanti, perché c'è un gruppo di ragazzi che ci mette il cuore, un gruppo di ragazzi che anche in 10, contro un'ottima squadra e in salute come la di Pesaro, ce la siamo giocati fino alla fine. Il risultato dunque è bugiardo, soprattutto se si analizzano gli episodi diversi, quelli contestati, che avrebbero potuto cambiare il corso della gara. Non uno, ma più rigori negati al Delfino, che non ha mai perso il controllo. L'arbitro non è scarso, ma scarsissimo, le bordate del DS Foggia nell'infuocato post partita. Per Baldini i torti arbitrali invece fanno parte del gioco. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi subito, una doppia seduta sabato, fischio d'inizio alle 17:30, il confronto all'Adriatico contro il Sestri Levante, avversario alla portata di una capolista che vuole rifarsi subito. Sì, ma non mi interessa, fai una componente, come giocare in 10 e avere l'arbitro che può fare delle decisioni che a noi non ci sembrano giuste, fa parte del gioco. E a me, se la partita è finita, a me mi dà fastidio le provocazioni. Quando la partita è finita, basta. Cioè, io cerco di tenere i miei giocatori da una parte, uno dall'altra.
Ed ora la Serie D con l'appuntamento di Coppa Italia domani pomeriggio alle 14.30 al Gran Sasso d'Italia tra L'Aquila e Termoli. Rossoblù, in attesa di ufficializzare il nuovo allenatore che potrebbe essere Bruno, sarà guidato dal secondo di Pagliari, Baldassarri, per la sfida con i giallorossi di Carnevale, determinati a riscattare lo stop patito con il Senigallia. A dirigere la contesa sarà Vittorio Palma di Napoli. Ed ora la pallavolo con un successo che ridà smalto agli Energy Time Spike Devils Campobasso. Mariano Maniscalco è infatti felice per i due punti ottenuti dai rossoblù contro Reggio Calabria. Per noi ne ha colto le sensazioni. Francesco Presutti, vediamo. Mariano, il pubblico, i ragazzi e anche la società volevano togliere questo zero in classifica. Ci siete riusciti, prima vittoria, il morale ora credo sia diverso, no? Ma guarda, lo hai detto, tutti lo volevamo, è discutibile questo. Io sono innanzitutto strafelice per i ragazzi, perché chi li vede tutti i giorni sa quanto meritavano questa vittoria, quanto non meritavano uno zero in classifica, e quindi io sono innanzitutto contento per loro. È chiaro che oggi noi non abbiamo risolto tutti i problemi, ma abbiamo messo una bella marcia verso la direzione giusta. Abbiamo fatto tante cose buone, sappiamo che ce ne sono altre che dobbiamo migliorare, però questa è una squadra che non mollerà mai, e col senno del poi quello che abbiamo fatto oggi è una dimostrazione del carattere di questi ragazzi, perché eravamo in una situazione veramente complicata, e uscirne mostra tutto, mostra quanto questa squadra ci tiene, quanto vuole fare bene, ed è una bella lezione di fiducia per continuare. Come si è integrato il nuovo arrivato col gruppo, Mariano? Benissimo, ma tra l'altro lo avete anche visto, poi delle volte ci sono anche quegli incastri giusti, incastri caratteriali, incastri non solo tecnici, è veramente stato un incastro felicissimo, lui tranquillo, ma l'avete visto, abbiamo ragionato con tranquillità punto per punto, siamo anche usciti in una situazione complicata al quinto, perché magari non era neanche facile poi risorgere in quella situazione così, insomma, poteva un po' tutto poteva sentirsi sulle spalle dopo il periodo negativo. E quella è stata un'ulteriore reazione, un'ulteriore prova che la squadra lo vuole davvero. Bene, anche la nostra informazione sportiva termina qui. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, sul nostro sito internet teleregionetv.it, dove trovate tutti i servizi andati in onda. Grazie per essere stati con noi, per averci scelto.